Buonasera, facciamo il punto sulla situazione, partendo da quello che è lo screening. Intanto ringraziando tutti i concittadini per l'adesione in massa allo screening e invitiamo ancor più ad aderire nella giornata di sabato che ancora ci sono posti, entro questa sera c'è disponibilità per poter aderire, va fatto entro questa sera, importantissimo. I casi, l'incremento dei casi è venuto 2 settimane fa. Avevamo 3 casi giornalieri, dunque erano 16-18, poi siamo passati a 6 casi giornalieri e in questo momento sono più che raddoppiati. Dunque questi giorni, gli ultimi 2 giorni che abbiamo avuto 15 e 13 casi e questa mattina sono state messe in quarantena alcune classi come non era mai avvenuto. Abbiamo 88 casi in questo momento attivi sul nostro territorio, che sono, logicamente sono quelli originati nelle ultime settimane, un numero che non avevamo mai raggiunto. E poi il discorso delle varianti. In questo momento l'ASL è oggi con una sua nota che ci ha raggiunto, dove si dice che al fine di contenere l'ulteriore diffusione delle varianti, si propone in aggiunta alle prescrizioni emanate dall'azienda di considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Dunque, pertanto, abbiamo ritenuto non una settimana perché avremmo riaperto venerdì, di chiudere le scuole in via precauzionale, visto anche il diffondersi in questo momento e anche l'apprensione di tante famiglie. Capiamo che chiudere le scuole, gli asili nido, le scuole per l'infanzia e le elementari possono creare disagio. Però in questo momento era fondamentale e importante una decisione che abbiamo maturato assieme alla Giunta nella giornata di oggi, l'abbiamo comunicato, abbiamo emanato questa ordinanza. Pertanto chiediamo questo sacrificio e questo sforzo per riuscire a contenere il virus che si sta diffondendo. La curva sta crescendo e vorremmo prevenire assolutamente. Scongiurare la zona rossa. L'abbiamo fatto una settimana fa, ci sono stati dei dati, era stata diciamo anche ventilata, però in questo momento se interveniamo con misure tipo questa che ci fanno contenere diciamo, il diffondersi del virus, abbiamo possibilità per scongiurare la zona rossa. Dunque continuare un'attività normale da zona arancione con le scuole chiuse. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Una cosa importantissima, la quarantena. Quando le persone sono in quarantena a casa, in questo momento ce ne sono tante, è importante e fondamentale che siano isolate dalla famiglia perché potrebbero essere portatori. In questo momento, rispetto a un mese fa, il virus è sicuramente molto più contagioso, molto più veloce nel diffondersi, questo lo sappiamo anche dalla stampa nazionale e posso anche personalmente riscontrarlo perché parlando con tanti casi positivi della nostra città veramente c'è una perplessità importante, persone che facendo normalmente quello che hanno sempre fatto in questi mesi nei rapporti interpersonali hanno contratto il virus. Questa è una cosa assolutamente da attenzionare. Dunque, un invito di nuovo ad aderire allo screening. I dati dello screening saranno forniti dall'azienda sanitaria ASL Sud-Est Toscana. In questo momento abbiamo delle informazioni non ufficiose che però non ci danno modo di poter dare un dato. L'importante è aderire in massa perché lo screening ci fa evidenziare quella parte sommersa dell'iceberg, gli asintomatici, le persone che non pensano di averlo. Ed è importante isolarli quanto prima per poter riprendere la nostra vita normale più presto possibile. Grazie.